Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la build del paladino curatore. Quindi, allora, come statistiche qua io tengo destrezza e saggezza per la violenza del colpo critico e le cure in uscita. Come testa tengo la barbuta del leone, quella che si prende tramite la cittadella. Come armatura tengo la forgiata infernale, quella che si prende al commerciante all'enclave o se ce l'avete il VIP, evocate il commerciante con il VIP. Poi ovviamente si può tramutare in forgiata immonda. Come braccia sempre quelle tramite la cittadella, quindi cubitiere del leone. Come armi le armi del leone. Come stivali le scarselle e forgiate infernali, anche queste si possono ripristinare immonde, sempre dal commerciante all'enclave o tramite il VIP. Come pantaloni qua io tengo questi qua che mi passano 3.960 di difesa, tradotto 4.000 difesa. Come maglia la maglia forgiata infernale, sempre tramite commerciante e tramite il VIP, il commerciante evocato con il VIP. Come set cintura collo e manufatto tengo Tiamat, poiché ci incrementa le cure in uscita del 5%. E come anelli tengo l'anello del potere decaduto più 5, che mi passa critico e evasione critica. Lo potete prendere uccidendo Mog e Garrix nella mappa di Avernus. E poi ovviamente tengo un anello del maestro che mi passa 20.000 critico. Come manufatti tengo il diario agghiacciato, il diario avvelenato e il diario scorticato, quindi tre diari, questi non me li faccio mai mancare, diciamo. Qui come manufatto principale io tengo il diario del narratore ghiacciato, ma voi se volete potete tenere anche i coltelli della viverna o per esempio il ciondolo del serpente. Ok, perderete 10.000 punti ferita, però va bene lo stesso, ecco, non succede nulla, diciamo. Ovviamente gli incantamenti nell'attrezzatura tutto radioso sia in attacco che in difesa. Come incantamento armatura scudo coriaceo, incantamento arma il Vorpal. Poi come kit di rinforzo armatura io qui consiglio potere, io adesso li devo ancora montare, però i kit di potere che vi passano 880 di potere. E qua io sempre metto vantaggio in combattimento. In alternativa, se volete, potete mettere ripristino della resistenza. Ok? Poi, come modifica dell'arma, io qui tengo aumenta la guarigione fornita da cure ferite del 10%, quindi questo potere qua, cura ferite, è aumentato del 10%, ok? Potere a volontà. Mentre sull'arma secondaria tengo ovviamente violenza del colpo critico, ovvero severità critica e potere. Per quanto riguarda i poteri, io tengo colpo valoroso e ovviamente cura ferite. Mentre poteri incontro tengo arma sacra, rifugio divino e cerchio della divinità. Non tengo questo qui, tocco divino, perché praticamente la proporzione di tocco divino diminuisce all'aumentare del gruppo, ok? Quindi più persone avete in gruppo e meno guarigione farà questo potere, ok? Quindi tanto vale tenere sempre questo, diciamo, tra virgolette. Poi dopo ovviamente all'occorrenza uno cambia se si trova male. L'occorrenza cambia e mette tocco divino, no? Però io tengo praticamente sempre questo che ha la proporzione 220 fissa e non cala. Poi tengo questi due poteri qui, arma sacra e cerchio del potere, che mi aumentano la divinità. Quindi praticamente una volta che io attivo questi due, diciamo che ho la ricarica della divinità attiva e mi posso, diciamo, permettere di spammare rifugio divino per un tot di tempo, ok? Poi, se vi trovate male, togliete una delle due ricariche della divinità e mettete tocco divino, ok? Tipo, che ne so, così.
tipo io farei così al massimo, per dire, ricarica della divinità, rifugio divino e tocco divino. Come giornaliere, scudo della fede, che praticamente diminuiamo il danno subito del 5%. Lo diminuiamo sia a noi che ai nostri alleati e aumentiamo le cure del 10%, sempre a tutti quanti. E poi tengo rifugio. Questo crea una cupola, per così dire, una cupola, e praticamente questa cupola crea una barriera divina che diminuisce del 10% il danno subito e guarisce nel tempo. Se mentre abbiamo attivo questa giornaliera veniamo colpiti, si interrompe, ok? Come passive io qui tengo compostezza e aura del ripristino. Compostezza rigenera divinità e aura del ripristino praticamente aumentiamo la guarigione ricevuta sia nostra che dai nostri alleati. Come talenti invece sono uguali alle mod precedenti, praticamente sopra, sopra, sotto, sopra, sopra. Questo ci concede una maggior probabilità di fare un critico. Questo ci diminuisce il costo della divinità del nostro potere incontro. Questo ci aumenta la ricarica della divinità del 10%. Questo ci dà la possibilità di creare barriere di assorbire i danni. E questo praticamente ci aumenta, diciamo, la barriera ogni volta che facciamo un critico. Passando ai doni, allora io qui i doni di Gilda, tengo punti ferita. In attacco tengo severità critica e poi vabbè la velocità della cavalcatura. Come compagni io tengo tutti, diciamo, guarigioni in uscita che possiamo avere, quindi Orso Polare, Guardia di Neverember, la pietra Yun della radiosità e il Mercenario Ribelle, mi pare che si chiama. Ok, questi quattro passano tutti il 3% di cura in uscita. In difesa io tengo la pietra Yun del Drago Rosso che mi dà una guarigione in arrivo del 3% e punti ferita massimi aumentati di 8.000. Se volete voi potete tenere qua il Golem di Ferro, okay, che vi passerà 16.000 punti ferita e 2.000 di difesa. Ovviamente qua le runiche di legame, qui come potere, come incremento, diciamo. La severità critica e qua tengo difesa critico, evasione critico e 12.000 critico. E ovviamente all'interno pietre runiche della potenza e nello slot di difesa mettete la pietra runica che vi passa difesa, ok? Io non ce l'ho e quindi sto così. Come cavalcature io tengo scaltrezza del gladiatore per 3, devozione del pastore e persuasione dell'artificiere. Ovviamente emblemi tutti del potere, quindi predominio. Possibilmente, io non ce li ho, ce ne ho solo due qui perché mi sono avanzati dagli altri PG e quindi me li devo creare. Come cavalcatura qui io tengo il T-Rex, c'ho solo questa. Voi se volete potete mettere il T-Rex o il grifone. Io qui come potere da combattimento tengo ovviamente il potere da combattimento del T-Rex che mi passa 5.000 potere e 5.000 penetrazione. Voi mettete o 10.000 potere o 50.000 punti ferita a seconda di quello che fate e che vi serve, ok? Se mettete 50.000 punti ferita vuol dire che andrete a fare Zarya, se mettete 10.000 potere vuol dire che farete tutto il resto e così via. E quindi in sostanza ho detto tutto, non è che c'è altro da dire. Io adesso qui ovviamente c'è poco potere, ma quando poi avrò qui tutti gli emblemi del potere, si alzerà il potere di un 15.000 più o meno, quindi andrei a 170.000, più il sorbetto e che cavolo ne so, salirei comunque, ecco. Per quanto riguarda i compagni qua, io ho provato a usare anche l'Energon, ok, adesso non ce l'ho a leggendario, però l'ho provato a mettere. E ho provato a mettere nello slot di attacco anche il cucciolo di corvo profondo, che anche questo non ce l'ho a leggendario, ma praticamente ho provato a usare il paladino anche così.
praticamente avrei solo il 6% di guarigione in uscita qui, aumentare il potere, qui come ho detto tenete la pietra Yunde del drago rosso o il, che ne so, il menestrello che vi passa potere o il golem di ferro e qui appunto ho messo l'Energon. Praticamente mi ritrovo con un 19,5% di cura in uscita, ovviamente un po' più di potere, più punti ferita, sono quasi a 500.000 come potete vedere. Quindi diciamo che così potrei quasi andare a fare Zariel per dire, no? Quindi dovrei cambiare qui il Golem di Ferro che guadagnerei 16.000 punti ferita e arriverei, diciamo, a 500k di punti di HP, ok? Perché 16.000 sono 4,78 più 16.000 fa 4,94. Considerate che non c'ho leggendario l'Energon, sono un altri 6-8.000 punti ferita, quindi sarei a 500k di HP. In più cambierei ovviamente qua la cavalcatura, metterei punti ferita. E quindi sarei, penso, abbastanza idoneo per andare a fare per andare a fare Zariel, per dire, ok? Ad ogni modo io ho provato a usare il paladino anche con questa combinazione, togliendo per l'appunto un 6% di guarigione in uscita, e a dire la verità non ho visto tanti cambiamenti. In sostanza il paladino non cura un cazzo, cioè da quando è stato nerfato praticamente è il peggiore curatore che ci si può ritrovare in gruppo, secondo me. Però vabbè, questa è la mia opinione, non significa nulla. Voi fate le vostre prove, vedete come vi trovate. Io è un po' che lo uso e ammetto che le cure che faccio non sono sufficienti in sostanza, cioè al gruppo non riesco a fullare la vita ai giocatori, sia che tenga potere, punti ferita, e sia che tengo tutto guarigione in uscita. Cioè io anche se rimettessi il 3% di guarigione in uscita non cambia quasi nulla. Cioè le cure sono quelle, cioè non cura in sostanza, cioè non è abbastanza, diciamo, ok? L'hanno proprio rovinato comunque sia. Quindi niente, questa è la mia build del paladino. Ah, scusatemi, i doni, scusatemi. Allora, i doni, tutto potere, tutto punti ferita. Io qui tengo critico, evasione critica e difesa. Velocità di movimento, influsso del compagno, severità critica, cura in uscita e come ultimo dono tengo vantaggio benedetto. Praticamente quando guariamo il 10% della salute del bersaglio, applichiamo guarigione nel tempo, aumento di potere per ogni grado e la riduzione dell'abilità dei nostri poteri. In alternativa potete mettere resilienza benedetta, ok? Applica sempre una guarigione nel tempo, aumenta i punti ferita e guarisce la resistenza del 6%. Più che altro questo qui lo mettete se dovete andare a fare Zariel, perché ci passa punti ferita, ok? Quindi è sempre una questione di punti ferita, più ne abbiamo meglio è. Quindi niente ragazzi, questa in sostanza è la mia build del paladino, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare un bel mi piace. Il link per i miei social e le live li trovate in descrizione e come sempre ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!